Alta tensione e scontri a Pisa tra manifestanti e polizia, nei pressi della sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove si tiene la celebrazione per l'Internet Day, per i 30 anni della prima connessione web italiana. Scontri e cariche sono avvenute quando il corteo ha raggiunto la recinzione dell'area del CNR, dove si svolgeva la cerimonia alla presenza del ministro Stefania Giannini e con il premier Matteo Renzi in collegamento video. Il corteo era promosso da centri sociali, sindacati di base e collettivi universitari, al quale è aderito anche l'associazione Vittime del Salvabanche. Spiace per gli scontri che si sono registrati questa mattina, sono abbastanza incomprensibili, dice il premier Matteo Renzi in collegamento video. Stiamo discutendo di come internet possa aiutare il paese a creare competitività. Poi conclude, è una di quelle cose su cui non ha proprio senso litigare, anzi bisogna coinvolgere più persone possibili. Per i partecipanti al corteo, l'assenza del premier è dovuta alla paura delle contestazioni e per questo su Twitter hanno utilizzato l'hashtag Renzi scappa. Resta il fatto però che soprattutto dopo gli ultimi scandali, dalle banche al caso Guidi, Renzi ovunque è andato è stato sonoramente contestato, anche se la sua presenza è solo in collegamento video. Voglio a noi e a tutti quelli che non hanno bisogno, basta soldi, levatevi da qui, levatevi, cosa fai, fermatevi! Inoltre, a poco più di un mese dalle elezioni amministrative, l'Istituto ICSEE certifica un pesante calo nei sondaggi, sia per il Presidente del Consiglio, sia dell'Esecutivo.